Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6 che apriamo con il consueto bollettino sull'andamento del virus in Abruzzo. Quest'oggi sono 314 nuovi casi di Covid, si registrano anche 430 guariti e 11 decessi, tutti i numeri nel servizio. Sono 314 i nuovi casi di Covid oggi in Abruzzo e quanto emerge dall'analisi di 4.864 tamponi molecolari e 1.804 test antigenici, per un tasso di positività complessivo del 4,7%. Il più giovane tra i contagiati ha un anno, il più anziano ne ha 98. Quella di Chieti oggi è la provincia abruzzese più colpita, dove si registrano 123 nuovi casi. A seguire l'Aquilano con 72 casi, il Pescarese con 66 casi e il Teramano con 47 casi. Quattro dei contagiati invece provengono da fuori regione, mentre per una persona sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. 430 guariti, 11 decessi, di cui 4 avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. In Abruzzo gli attualmente positivi sono 10.132, 128 in meno rispetto a ieri. Di questi 670 pazienti, 15 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in area medica e 68 sono in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri, ma con 5 nuovi ingressi. Gli altri 9.457 positivi accertati, 112 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. È ancora in corso a Roma il Consiglio dei Ministri, convocato per questo pomeriggio alle 17.30 a Palazzo Chigi. Atteso un nuovo decreto sulle misure anti-Covid che dovrebbe entrare in vigore dal 7 di aprile. Il testo dovrebbe confermare le restrizioni, ma è possibile che ci siano revisioni in caso di miglioramento dei numeri. In particolare in discussione il mantenimento del sistema a quattro colori, con le zone rosse, le zone arancioni, le zone gialle e anche le zone bianche. Dal governo Draghi infatti era emersa l'intenzione di disporre esclusivamente zone rosse e zone arancioni, in contrapposizione anche a quanto invece era richiesto dalla videoconferenza delle regioni. Nuove regole per i viaggi all'estero, sarà infatti obbligatorio il tampone alla partenza e al rientro. Al rientro in Italia inoltre è previsto l'isolamento di 5 giorni. E a proposito del nuovo decreto che è in discussione ora, che potrebbe appunto eliminare la possibilità di disporre zone con minori restrizioni di quelle di zone gialle, di zone arancioni e zone rosse, ha parlato anche il presidente della regione Abruzzo Marsilio, che ha detto che l'assenza di zone gialle penalizza l'Abruzzo. Ascoltiamolo. Ci penalizza perché noi questa è già la seconda settimana in cui avremmo dovuto registrare il giallo come regione, quindi a riaprire bar e ristoranti fino alle 18, permettere la mobilità all'interno di tutta la regione e così via. Non è accaduto, adesso che c'è l'intenzione dopo Pasqua, quando si poteva riaprire, di continuare a tenere chiuso per altre 4 settimane. Lo ritengo una ingiusta persecuzione nei confronti di alcune categorie che per pregiudizio devono restare chiuse. È vero che ci sono tante regioni, come ricordava ieri il ministro Speranza, ancora in rosso e che circa 40 milioni di italiani vivono in zona rossa, noi siamo arancioni, ma soprattutto nessuno contesta il fatto che chi sta in rosso ci debba rimanere fino a quando non calano i contagi. È quello che è accaduto a Pescara, a Chieti, all'area metropolitana, che abbiamo sottoposto a misure restrittive per questa ragione. Ora che i contagi sono calati, credo che sia corretto nei confronti dei cittadini e delle aziende rispettare quell'impegno, quel patto, e cioè che quando i contagi calano si lavora, si apre, quando salgono si sta tutti insieme ad accettare le regole e ad adottare restrizioni. È ancora polemica riguardo la scelta della Regione Abruzzo di porre tra la popolazione target per la campagna vaccinale anche il personale di procure e tribunali. Il leader della Lega Salvini, come confermato anche dal consigliere Angelo Sante, ha dichiarato che i magistrati dovrebbero mettersi in fila come chiunque altro, e questo benché il Carroccio, ricordiamo, faccia parte della maggioranza abruzzese. Il servizio di Gioia Chiostri.
La delibera 173 del 22 marzo scorso non è stata digerita da molte voci politiche, non solo d'Abruzzo. La giunta regionale ha inserito di fatti tra le categorie prioritarie a livello di secondo step di vaccinazione il personale operante nelle aule di giustizia e nelle procure della Repubblica. Da parte della Lega qual è la posizione, soprattutto da lei che rappresenta la Lega in Regione Abruzzo? Guardi, la posizione della Lega è stata chiarita da Matteo Salvini. Per noi vanno vaccinati sicuramente prima le categorie che sono già state individuate, e cioè gli ultraottantenni. Adesso in Regione Abruzzo, per la verità, stiamo già prendendo in considerazione da 75 a 80 anni, ma soprattutto le persone fragili, che sono quelle più esposte. È ovvio che bisognerà arrivare a vaccinare tutti, ma noi pensiamo che con la penuria di vaccini che c'è è necessario ed indispensabile focalizzarci sulle persone che davvero ne hanno necessità. Una scelta e una decisione che hanno fatto storcere il naso a più di qualche esponente di partito politico, anche di centrodestra. Il governatore meloniano dell'Abruzzo, dal canto suo, ha difeso la sua posizione. Questa categoria, quindi, in Abruzzo viene affiancata come prioritaria a chi opera e lavora nel mondo della scuola e alle forze dell'ordine. Una scelta arbitraria rispetto alla marcia nazionale, quella del governo abruzzese, criticata anche sui media nazionali. Per il leader del Carroccio, anche i magistrati si devono mettere in fila come tutti gli altri, posizionando al centro della macchina vaccinale italiana il principio delle fasce d'età e la fragilità dell'utente. Per me, ha detto Salvini ai microfoni dell'ANSA, i magistrati sono uguali alle commesse. Intanto prosegue a Montesilvano la vaccinazione dei disabili. Per il neoassessore Santa Venere, una priorità dell'amministrazione comunale. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Dal 5 marzo la città di Montesilvano ha avviato la campagna di vaccinazione anti-Covid al Pala di Martin a diverse categorie ed è stata finora un vero e proprio punto di riferimento per tutta la regione. Numeri importanti per la terza città d'Abruzzo, che ha somministrato in meno di un mese 8.430 vaccini così suddivisi: 5.630 al personale scolastico della provincia di Pescara, 2.433 agli ultraottantenni, 396 ai volontari della protezione civile, 72 alle forze dell'ordine, 116 ai vigili del fuoco e 39 ai volontari di Croce Rossa, Associazione Nazionale Carabinieri e COC. Inoltre è iniziata la vaccinazione a 340 persone disabili e ai loro caregiver, un atto quest'ultimo fortemente voluto dall'amministrazione comunale, come spiegano gli assessori Santa Venere e Cilli. Con oggi raggiungeremo la cifra di 340, anche i caregiver sono stati ovviamente vaccinati. E devo dire che il clima è stato abbastanza tranquillo e sereno. Ieri si è anche vaccinato Claudio Ferrante, che quindi ha dato anche un esempio di un approccio, diciamo, sereno al momento, e questo ha anche aiutato ovviamente tante persone a stare tranquille in un momento che comunque alla fine ha il suo valore aggiunto, perché insomma ridà un po' di libertà. Oltre ai disabili ci sono rimasti dei professori che erano rimasti indietro per dei vari motivi personali, quasi tutti, e niente, andremo avanti sperando che la ASL riesca ad aumentare il numero dei vaccini. Noi siamo a disposizione, la ASL già lo sa e sa che siamo in grado di riuscire a vaccinare anche molte più persone di quelle che stiamo facendo adesso. E la nostra speranza sarebbe, prima dell'estate, sicuramente di chiudere gli over 70, chiudere tutte le persone fragili e sperando di poter scendere ancora più in giù con l'età anagrafica. Questa, ripeto, è la nostra speranza. Il piano della regione comunque va in questa direzione, quindi speriamo che con l'arrivo dei vaccini si possa cercare di proseguire in questa linea. E come abbiamo appena visto, la campagna vaccinale prosegue in provincia di Pescara. Questa mattina noi siamo andati a Scafa per vedere come appunto è organizzata la somministrazione delle dosi. Vediamo.
Proseguono le vaccinazioni in Val Pescara, siamo a Scafa con il primo cittadino Maurizio Giancola. Tanti vaccini sono stati fatti negli ultimi giorni anche nel vostro centro, tanti ne verranno fatti nei prossimi giorni, qual è la situazione? Noi abbiamo già provveduto a vaccinare tutti gli ultra ottantenni, quindi abbiamo vaccinato oltre 300 persone, abbiamo provveduto anche a effettuare il richiamo per il primo nucleo. E il prossimo 10 di aprile, quindi sabato dopo Pasqua, provvederemo a chiudere il cerchio degli ultraottantenni con il secondo richiamo per il secondo gruppo. Successivamente partiranno le vaccinazioni come da istruzioni della ASL per le altre fasce di età. Ovviamente il personale scolastico è stato vaccinato direttamente a Pescara attraverso i percorsi pensati e ideati dal Ministero. Sicuramente il 6 di aprile, se i dati sono nella tendenza attuale, ci consentiranno di riaprire le scuole in totale sicurezza. Sindaco, vaccinazioni, tamponi, tutto quello che è stato fatto in questi 14 mesi è stato coordinato da un comitato tecnico scientifico che voi avevate istituito nel mese di febbraio del 2020. Esattamente, ancora prima che la pandemia raggiungesse i livelli di guardia che abbiamo vissuto, noi avevamo istituito presso il nostro comune un comitato tecnico scientifico alla presenza ovviamente dei comandanti della Polizia Municipale, del comandante della stazione Carabinieri, dell'Avis, della Misericordia, della cooperativa manitese che gestisce le nostre politiche sociali, la dirigente scolastica e poi ovviamente le figure istituzionali, anche un medico presente all'interno del nostro consiglio comunale. Noi abbiamo iniziato a novembre del 2020, quindi dell'anno scorso, e abbiamo effettuato 4 sessioni di tamponi rapidi per testare la cittadinanza. Nella prima fase l'iniziativa è stata del comune di Scafa in autonomia, abbiamo acquistato un primo lotto dei nuovi tamponi antigenici che erano appena andati in commercio nel mese di ottobre e in quella prima fase abbiamo organizzato 4 giornate con 310 test e oggi abbiamo una situazione buona, abbiamo solo circa 16 positivi e questo ovviamente non è il frutto del caso bensì anche di una certa azione di prevenzione che è stata fatta sul territorio. E ora la cronaca con l'ennesimo incidente in Campania. Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Teramo alle 16 di oggi è intervenuta in località Camerale di Tossicia per un incidente mortale. Nell'incidente è rimasto coinvolto un uomo di 64 anni che stava utilizzando un motocoltivatore con rimorchio nei pressi del capannone agricolo annesso all'abitazione di famiglia. Il corpo dell'uomo privo di vita è stato rinvenuto sotto una ruota del mezzo agricolo. I vigili del fuoco hanno provveduto a sollevare il motocoltivatore con appositi cuscini gonfiabili per estrarre il corpo, che a seguito dell'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria è stato recuperato da un'agenzia di pompe funebri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Isola del Gran Sasso per gli adempimenti di competenza, oltre al personale sanitario, volontario e del 118 di Teramo che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Dopo anni di nomine abruzzesi, l'Istituto Zooprofilattico Caporale di Teramo sarà guida molisana. Il CDA ha infatti nominato come presidente il designato dalla Regione Molise Alfonso Catone. È immediata la reazione polemica del consigliere Sandro Mariani che attacca il governo regionale di centrodestra. Tania Bonici Castelli. Il CDA dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise Giuseppe Caporale ha designato come presidente l'avvocato Alfonso Catone. Molisano, consigliere comunale a Venafro della provincia di Isernia e rappresentante della regione Molise, Catone sarà alla guida dell'IZS dopo anni di nomine abruzzesi. I membri del consiglio di amministrazione dell'ente sono 3. C'è oggi Alfonso Catone come presidente, la rappresentante del Ministero della Salute Gaetana Ferri e il designato della regione Abruzzo
Abruzzo Enzo Pietro Di Giulio, il veterinario rosetano che aveva fatto ricorso e vinto al TAR contro la nomina di Davide Calcedonio Di Giacinto. Immediato il commento polemico del consigliere regionale Sandro Mariani, che rivolge più sentiti complimenti alla maggioranza di centrodestra che guida l'Abruzzo, che, scrive Mariani, dopo averci regalato un governatore romano, è riuscita a fare eleggere dopo 30 anni anche un presidente molisano per il CDA dell'IZS Caporale. Evidentemente, conclude Mariani, in Abruzzo non c'era una figura all'altezza, un professionista, perché no, un veterinario, che potesse ricoprire un ruolo così importante in una realtà come l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, da sempre fiore all'occhiello per questa regione e autentico vanto a livello nazionale ed internazionale per il teramano. La pandemia ha aggravato la situazione già difficile del porto commerciale di Pescara. Ai problemi annosi legati al dragaggio si sono ora sommate le restrizioni alle attività per effetto del Covid. Gli operatori commerciali chiedono un sostegno che sia immediato. Vediamo il servizio. Il porto commerciale di Pescara sta morendo. Basti pensare che l'ultima nave cisterna è attraccata nel 2016. Una situazione paradossale che ha messo in ginocchio le attività collegate allo scalo portuale pescarese, che per ripartire avrebbe bisogno di un dragaggio urgente e dei lavori relativi al piano regolatore portuale. E intanto le ditte danneggiate dal fermo delle attività aspettano ancora il 50% dei ristori previsti dalla legge regionale 44 del 2016. Anche le opere previste dal piano regolatore non porteranno alla ripresa del traffico merci o passeggeri del porto di Pescara, perché qui l'unica cosa che va fatta con estrema urgenza è un dragaggio, perché le banchine commerciali, la banchina Riva, la banchina Levante attualmente avranno sì e no un pescaggio di un metro e mezzo. Quindi capiamo benissimo che è impossibile l'ingresso e l'uscita da qualsiasi unità navale destinata o al traffico merci o al traffico passeggeri. Nelle settimane scorse si era paventato il ritorno di un collegamento con la Croazia, ma in questo stato di cose, in questa situazione, è possibile parlare di nuovo collegamento con l'altra sponda dell'Adriatico? No, non ci sono assolutamente né le condizioni logistiche. E dobbiamo considerare anche che istituire un collegamento passeggeri comporta tutta una serie di procedure dal punto di vista della security, che qui a Pescara andrebbero rifatte da zero, anche perché adesso c'è la competenza dell'autorità di sistema portuale che fa capo ad Ancona, l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, e quindi dovremmo anche sperare in una rapida attuazione di queste procedure. E sono i piani di sicurezza che vanno rifatti, quindi assolutamente non è proprio pensabile che quest'estate si possano riprendere collegamenti passeggeri per l'altra sponda dell'Adriatico o per qualsiasi altra destinazione internazionale. Siamo così arrivati allo sport, partiamo dal campionato di calcio di Serie B, campionato di Serie B che riprende venerdì con il Pescara che sarà impegnato nel match interno dell'Adriatico Cornacchia contro il Pisa dell'allenatore pescarese Luca D'Angelo. Biancazzurri che devono fare assolutamente bottino pieno, mentre sulla sponda opposta il tecnico nerazzurro, ospite della trasmissione Replay, analizza il momento dei toscani in lotta per un posto playoff. Fischio d'inizio venerdì alle ore 17, arbitra Pasqua di Tivoli, assistenti Muto e Avalos, quarto uomo Amabile. Il servizio. Io credo che il binomio che si è creato tra me e la società, innanzitutto, sia stato frutto dei risultati che abbiamo ottenuto. Non è che possiamo girarci attorno. Ovviamente la conoscenza reciproca tra me, il direttore generale, il direttore sportivo e il presidente è cresciuta nel tempo, e nei momenti di difficoltà loro hanno visto, probabilmente, questo andrebbe chiesto a loro che a me, che il lavoro che veniva svolto durante la settimana era sempre molto propositivo. A volte poi i risultati possono venire o meno, ma ho sempre sentito la classica, come si dice, fiducia incondizionata da parte della società. Sarà una partita dura, nel senso che il Pescara è ovvio che cercherà il massimo risultato.
Anche noi però faremo lo stesso e vediamo alla fine chi l'avrà vinta. Per quello che riguarda la classifica, rispecchia abbastanza probabilmente delle squadre pronosticate ai playoff per la vittoria finale del campionato. Manca un po' attardato il Frosinone, e al posto del Frosinone probabilmente è entrato in Venezia, nel senso che all'inizio stagione non si pensava che si potesse trovare in quella posizione di classifica. Però c'è tempo per recuperare il Frosinone. E noi l'anno scorso non siamo andati ai playoff per la classifica Buzza con Empoli e Frosinone, abbiamo fatto gli stessi punti, però avevamo una classifica Buzza peggiore, siamo usciti. Quest'anno non siamo vicinissimi, perché siamo a 4 punti dal Chievo, con una partita da recuperare. Credo che la cosa migliore per noi sia quella di non star troppo lì a guardare quelli che sono i risultati, ma giocare anche partita. Il Pescara è Pescara, città, mi sono sempre nel cuore, la mia famiglia vive a Pescara, mia moglie, mie figlie, mia mamma, mio fratello, tutti i parenti, io vivo a Pescara, appena posso torno immediatamente a casa, perciò Pescara è casa mia. E per quello che riguarda un giorno poter allenare il Pescara, io non mi potrei tirare indietro in futuro, quando la mia avventura a Pisa sarà terminata, perché ripeto, Pescara rimane sempre una società, a mio avviso, una piazza importantissima. Il vicepresidente della Lega Pro, Marcel Vulpis, è intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione Pro Teramo, ha parlato della probabile rimodulazione dei gironi e ha anche commentato le recenti esternazioni del presidente del Teramo, Franco Iachini, che senza mezzi termini aveva definito la sua squadra una banda di morti. La riforma dei campionati chiaramente parte dalla guida e dalle idee che avrà in tal senso il presidente Gabriele Gravina, a cui la Lega Pro già nel precedente mandato, pochi mesi prima delle nuove elezioni, quindi dell'ultima assemblea elettiva ordinaria, ha dato il mandato per guidarci verso questa riforma che si attende da 60 anni e che si ritiene possa essere portata, non dico in tempi rapidi perché direi un'eresia, ma sicuramente nei tempi giusti. Credo che Gravina, il nostro presidente, abbia la qualità, la visione di scenario e la forza per poter finalmente dire: sono stato io il presidente che ha fatto la riforma dei campionati, non del campionato, quindi non solo della Lega Pro, ma dell'intero sistema, a 60 anni da questo mantra che gira evidentemente da questo periodo, cioè da 60 anni. Non è vero che non ci può essere una riforma dei gironi, c'è una commissione proprio solo su questo specifico tema, su un'idea di Francesco Ghirelli, a cui stanno lavorando diversi presidenti o dirigenti dei club, e appena questo tavolo avrà tirato fuori il documento finale sarà oggetto di una valutazione da parte del Consiglio Direttivo. Quindi intanto c'è una commissione che sta lavorando perché il prossimo anno i gironi siano ancora più belli, più interessanti di quelli che oggi o comunque di un prodotto di campionato che stiamo vivendo oggi in questa stagione così difficile. L'obiettivo si parlava di estrazione a sorteggio anche dei gironi, e corrisponde a verità? Ma io, guarda, su questo io aspetto di vedere il documento che non ho ancora avuto. So, perché ho incontrato il presidente del Palermo, Dario Mirri, che fa parte di questa commissione, che stanno lavorando anche qui per arrivare comunque a una riforma dei gironi con l'obiettivo di rendere questo campionato il più competitivo, bello e spettacolare possibile. Poi quali saranno le formule? Le vedremo da questo documento, che ti ripeto non ho ricevuto ancora, e che comunque sarà oggetto di una valutazione importante da parte del Consiglio Direttivo. Allora, ho capito il senso di scoramento e di dispiacere, perché il presidente, lo dice il nome, è il presidente del club, quindi vorrebbe che la sua squadra quantomeno pareggiasse, se non vincesse ogni partita. Allora, probabilmente siamo andati un filino sopra le righe, su questo non c'è ombra di dubbio, però
ho capito il senso, cioè no, io non, guarda, ho visto proprio prima di collegarmi con voi, ho visto il video, perché se tu vedi quella frase, quel contesto, sembra una cosa veramente molto tragica. Poi se tu senti anche il timbro vocale del presidente, non è che l'ha detto con una cattiveria estrema. Se però tu mi dici avresti preferito che al posto di banda di morti magari avesse detto una banda di ragazzi un po' distratti, ti dico assolutamente meglio distratti che morti. Domani torna in campo la Serie D con la settima giornata di ritorno, che è anche quella dello scontro diretto al vertice tra Notaresco e Campobasso. Sfida tutta abruzzese a Giulianova tra i giallorossi e il Pineto, mentre il Castelnuovo riceve la visita del Matese. Rinviato invece il match della Vassese, che avrebbe dovuto giocare contro il Castelfidardo. Jacopo Forcella. Il turno pre-pasquale regala al campionato di Serie D lo scontro al vertice che vale una buona fetta di torneo tra Notaresco e Campobasso, prima contro seconda, anche se al netto dei recuperi la squadra di Massimo Epifani sarebbe potenzialmente avanti ai molisani, che tuttavia hanno un precedente favorevole dalla loro parte ed è quello della passata stagione. Nel gennaio del 2020, infatti, quando gli effetti della pandemia erano ancora una prospettiva inimmaginabile, la tripletta di Pietro Cogliati lanciò la formazione di Cudini verso un 1-3 che impedì al Notaresco, al momento dello stop dei campionati, di avere quei punti necessari che sarebbero serviti per raggiungere la Lega Pro dopo la cristallizzazione delle classifiche. Non solo quella gara fu determinante ovviamente, ma domani l'11 abruzzese può prendersi la rivincita anche rispetto a quel precedente negativo. Formazioni che vengono da una domenica dai due volti, quella del Notaresco ad aprile è stata dolce, quella del Campobasso con la Cinzia Albalonga molto meno. Sfida che metterà con fronte peraltro due squadre speculari. Il Notaresco va meno bene in casa, il Campobasso meno bene in trasferta. Notaresco che sta attraversando un grande momento di forma, imbattuto da 11 partite a 7 vittorie e 4 pareggi. In casa non ha mai perso ed ha subito solo 7 reti e vantano la miglior difesa del girone. Non sarà una partita decisiva, ma vincerla potrebbe spostare l'ago della bilancia emotivo da una parte o dall'altra. Il pareggio lascerebbe tutto immutato e a quel punto sarebbero le restanti giornate di campionato con tanto di annessi e recuperi chiamate a fare la differenza. L'altra gara determinante della giornata è quella di Giulianova tra i padroni di casa e il Pineto. Giallorossi a riposo forzato domenica a causa delle positività riscontrate nell'Atletico Porto Sant'Elpidio e che hanno impedito alla squadra di Leonardo Bitetto di mettere ulteriore fieno in cascina dopo il pareggio di Genzano datato 21 marzo. Il Giulianova ormai ha una fisionomia consolidata e ben riconoscibile, quella che cerca ovviamente anche Marco Pomante per il suo Pineto, appaiato con i giallorossi a quota 18 punti ma con molte più gare da dover recuperare. Certo che il tecnico biancazzurro però ci ha tenuto a ribadire che il Pineto non deve commettere l'errore di guardare in alto. Il passo lento della Recanatese quando ha iniziato i recuperi insegna. Emozioni ce ne sono emozioni tante, sensazioni normali, sensazioni positive. Sappiamo che andiamo a affrontare una squadra secondo me organizzata, una squadra forte che ultimamente si è ripresa, ha cambiato molto nel mercato invernale, è allenata da un allenatore esperto, conosciamo tutti, quindi è una partita dura, una partita dura. No, voglio vedere questo, voglio vedere atteggiamenti di una squadra che sa che non sta vivendo un momento positivo, dobbiamo essere consapevoli della situazione di classifica che abbiamo e dobbiamo avere la voglia di tirarci fuori da questo momento il prima possibile. Con la Vastese che vede ancora rinviato il suo match, stavolta con il Castelfidardo, il programma delle abruzzesi si chiude con la sfida interna del Castelnuovo contro il Matese. Neroverdi ancora senza Massimo Loviso, che sconta la seconda giornata di squalifica, così come Ferri, e reduci dal pareggio senza reti di Montegiorgio. I 41 punti in classifica sono comunque un bottino ottimo in attesa di un ciclo che dopo Pasqua vedrà la formazione di Guido Di Fabio vedersela in rapida sequenza con il Campobasso al Nuovo Romagnoli e con il Notaresco al Vincenzo Savini. E questa era la nostra ultima notizia. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21.30 con Pallavolè di Sergio Zappalorto e i suoi ospiti. L'informazione invece tornerà alle ore 23 con l'edizione della notte del TG6. Grazie e una buona serata.